Salve gente, sono Larus ed eccomi qua su Europa Universalis 4 con i nostri ottomani. È da un po' che non continuavo più questa serie, però ovviamente è uscito Rome 2, ho avuto un po' di esami di scuola e quindi adesso ricominceranno Europa Universalis normalmente. Dovrebbe ricominciare Civilization, ma ho un po' di problemi nel registrarlo, hanno fatto qualche patch e adesso diventa molto più difficile registrare su, appunto, Civ 5 e spesso ci sono cali di frame rate molto pesanti. Vedo che posso fare. Comunque, ci eravamo lasciati che avevo dichiarato lì, ho finito la guerra Lituania contro la Polonia. C'è una guerra tra un mio alleato e il Nogai, cioè tra il Nogai e l'Uzbek, credo. E quindi io non sto partecipando, faccio solo una cosa morale per dire: ehi alleato, sono dalla tua parte. In realtà non sto facendo nulla. Tanto qui ci sono un po' di ribelli che mi stanno facendo il culo. Peccato. Io ci lancio però addosso il mio esercito molto sgravo. Intanto possiamo anche selezionare una missione, migliorare le relazioni con Ramazan o conquistare Karaman. Io direi di aspettare un attimo solo prima di conquistare, perché intanto non voglio farmi alleanze con tutti questi staterelli qua inutili che sono di diritto parte del mio impero, secondo me. E quindi lascerò un attimo stare. Ok, intanto mettiamo un po' velocità massima perché non c'è nulla da fare. Qua possiamo costruire qualcosa. Sì, dei tempi un po' dappertutto. O dei porti. Facciamo un po' di templi. Ok. Così almeno non abbiamo problemi poi dopo lì con le tasse. Ah, bene, abbiamo avuto del wool, credo che sia della lana di qualità, e quindi tutto a posto. Abbiamo preso 25 ducati in più, non è più di tanto, però va bene, dai. Intanto vediamo un po' le coalizioni che vogliono fare. Ah, Giorgia ha lasciato la coalizione contro di noi. Vediamo un po' chi fa parte della coalizione contro di noi. Non riesco a vederlo. Però a quanto pare forse la coalizione è finita. Molto buono. Ora guardiamo un attimo a livello diplomatico se come siamo messi. Ci odia mezzo mondo praticamente. Pazienza, dai, non è che è una cosa grave. Facciamo un po' di ricerche tecnologiche, così riusciamo anche a ricercare la Yaya Infantry, che è un nuovo tipo di infanteria, che è una buona cosa, un nuovo tipo di infanteria. Abbiamo scoperto un agente serbo che vuole fabbricare delle rivendicazioni. La Serbia io li posso fare il culo molto facilmente. Ed è alleata con la Georgia, cioè almeno quello che ne rimane della Georgia. La Crimea sta diventando uno stato buono. Mi pare che avevo lasciato un qualche diplomatico qui, che voglio renderlo poi mio vassallo. Quindi, no, sì, ce l'ho già mio vassallo, però voglio incorporarlo in futuro, così riesco a prendere tutti questi territori qui. Nuova tecnologia, ambasciate. Molto buono. Ora, poi dopo vorrei conquistare anche Creta, che mi ispira. E sono alleati con l'Exox. Rodi, tutte queste cose qui le voglio conquistare abbastanza in fretta. Però forse anche Cipro. Ma facciamo anche fare una cosa. Innanzitutto direi di prepararci a un'invasione del Karaman o Ramazan, che così conquistiamo un po' questa zona qui e non abbiamo troppi problemi. Poi dopo, più avanti, quando avrò una flotta un po' migliore, andrò qua giù. Oh, Crimea in guerra contro Mosca, Pskov, Jaroslav e Perm. No. La Moscovia sarà bella potente, quindi meglio che andiamo su a dare una mano ai nostri uomini in Moscovia. Beh, di navi non le posso mandare perché praticamente le navi andare fino a Mosca un tragitto un po' lungo, quindi le lascerò qui. Lasciamo questo reggimento, anzi dividiamolo prima a metà e lasciamo un reggimento qua in zona nel caso ci sono ribellioni e l'altro mandiamolo su a dare una mano. Il destino del patriarcato. Sua Eccellenza, Costantinopoli è nelle sue mani. Dobbiamo decidere che cosa fare del patriarcato cristiano. Ci sono molti cristiani ancora in città e forse meglio guardare, fornire un po' di pietà, credo. Lenzi, non so cosa vuol dire. Possiamo rendere disponibile il patriarcato ancora nella nostra città oppure no? E se diciamo di no, tutti inizieranno un po' a odiarci. Però, cioè, l'Etiopia è patriarca. Lel, non so che cosa fare, perché a me una situazione diplomatica buona non è che mi interessi molto. La pietà però non mi interessa nemmeno troppo al momento. Io direi di chiudere tutte le porte al patriarcato e confiscare tutti i suoi beni. Quindi così tutti gli stati, diciamo, ortodossi ci odieranno, però noi prenderemo più tasse. A me piace più che altro che tutti ci odiano e poi prendiamo anche le tasse. Questo mi piace. Ok, iniziamo ad andare a nord. Intanto qui non ho selezionato un generale. Ah sì, tu puoi andare bene. Bene, disputa con la Serbia. Sì, va bene. Prendiamo questo casus belli contro la Serbia. Intanto la nostra città si è convertita e intanto la Polonia ha cambiato la capitale a Varsavia. Polacchi. Ah, i nobili chiedono maggiori pensioni, accettiamo o no? Direi di accettare perché la stabilità non mi serve al momento. Tanto di soldi ne produciamo, quindi non è un problema per me. Oddio, che religione. Che cazzo di stati sono questi? Astrakhan. Che è l'Astrakhan? Boh, io direi di chiedere un diritto di passaggio all'Astrakhan. Senti, un diritto di passaggio. Ti va? Sì, hanno accettato. Così riusciremo a dare una mano contro la Moscovia, che potrebbe diventare un problema, soprattutto io che voglio tenere buone relazioni con il Nogai, eccetera eccetera, tutti questi canati. Andiamo qui in terra incognita, non la conosco. Oh 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 oh, mio Dio, dove sbucano? Subito una mano, date una mano, date una mano. Veloci, 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 veloci. Boh, l'abbiamo vinta o persa? Credo che l'abbiamo persa o vinta. Non mi ricordo, comunque andiamo qua su a dare un'occhiata. No, qui, 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 qui. No, qua su. Ok, abbiamo preso una core province. Ora vediamo, abbiamo altre... Questa, i mereti. I mereti, credo che fosse qui. Dobbiamo andare qua su al nord. Ah, Askaran ha dichiarato guerra a un'orda. Astrakhan, Askaran, non mi ricordo. Intanto qui lasciamo le persone a fare tutto il loro assedio che gli piace. E intanto noi andiamo a parte. Benissimo. Murom. Oddio, qua non c'ho tanta voglia di esplorare, perché ho paura che mi fanno qualche attacco sorpresa. Poi minchia qua l'inverno quanto fa male. Minchia, mi hanno ancora attaccato. Smettetela. Dai. No. Ah, Lello, ho perso tutto il mio esercito. Fatemi vedere. Sì, ho perso tutto il mio esercito. Quindi ricreiamolo da zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al momento posso fare questo, poi ne farò altre. Ah, diciamo così, che cosa vogliono fare? C'è un trattato di pace. Veloce, veloce. Ah, pensa, questa regione qui vogliono. Dai, pensa, e ti diamo anche un po' di soldi, non ci rompi le palle, ok? Perché non gli va questo trattato di pace? Non lo so. Non sta andando neanche questa guerra, eh? Mosca è potente. Merda. Tanto rifaccio un altro esercito. Ah. Bene, abbiamo preso dei punti militari. Molto bene. Stiamo facendo ancora il nostro esercito, che si deve creare un po'. Una rivolta. Queste rivolte stupide. Ok, creiamo altre unità. Io comunque voglio fare una pace bianca se possibile, perché non voglio lasciare Mosca che si espanda troppo, perché non mi piace tanto Mosca che inizia a espandersi. Non mi piace. Quindi andiamo intanto qui. Ok, enclave degli infedeli. Ha rifiutato di convertirsi, possiamo dire lasciamone stare. Prendiamo dei ducati e perdiamo pietà, va bene, così come mi piace, perdere pietà è una buona cosa. Ok, abbiamo preso un altro core. Molto bene. Possiamo farci chiamare difensori della fede, però a me non mi va. Facciamo un esercito cazzuto cazzuto, direi. Ok, la cavalleria è un po' migliore della fanteria forse qui, quindi direi di fare tanta cavalleria se possiamo. Ah, possiamo anche mettere un tizio qui. Ok, tecnologie diplomatiche a meno costo. Mi piace quando le cose costano meno. Quindi così va bene. Direi possiamo partire di nuovo, oppure ho paura che i russi ci facciano ancora il culo. Non lo so. Ho paura che ci facciano di nuovo il culo i russi. Oh, un leader militare morto. Merda. Tu. Prendo te che sei buono come leader. Facciamo tanta cavalleria. Tanta cavalla. Ok. No, 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 non fare il giro. Troppo sgravo, vai qui. Bene, bene, bene. Riforme economiche di Maometto II. Bla bla bla. Dopo la conquista possiamo prendere, migliorare. Ah, abbiamo fatto dei trattati con Genova dopo lì la conquista, prima della conquista di Costantinopoli, per fare in modo che loro non conquistassero, cioè non aiutassero l'impero bizantino nella difesa. E possiamo dire di rompere le trattative o farle continuare. Io direi di romperle, che così prendiamo un po' di potenza commerciale e ci odiano un po' di più. A me piace quando ci odiano gli altri, quindi va benissimo. Possiamo andare intanto un po' qua su. Sì, adottiamo il sistema provinciale, che è una buona cosa. Poi prendiamo altra cavalla. E scappiamo verso nord a fare il culo a tutti. L'unica cosa è che non so come sono queste zone qui, e quindi ogni volta che mi avventuro è sempre una questione di dire oh, come faccio adesso? Dove vado? Quindi andiamo un attimo qui. Possiamo investire nelle idee, però non ci voglia. E qua l'inverno però picchia. Ah, ma qua ci sono dei moscoviti da fare il culo. Ah, va bene. Dobbiamo fare il culo ai moscoviti. Dove si stanno ritirando? In Mosca. Bene, quindi continuiamo a sfornare unità. Ah no, non stanno andando Mosca, mi hanno mentito. Rimangono qui. Continuiamo ad ammazzarli se possiamo. Ok, abbiamo annientato quell'esercito ed è una buona cosa. Ora andiamo su a riconquistare tutte quelle zone. Blasfemia. A dire che possiamo decidere di fare una legge contro la blasfemia, o sì o no. Io, ma sì, che bestemmino pure. Io non mi offendo. Capita ogni tanto che qualcuno bestemmia, direi. Ah, rotazione del grano. Va bene. Io adesso pure che mi facciano le imboscate i russi. Quindi aspetterò qui. E che bello, stanno arrivando da noi i russi. Ok, non so dove sono spariti i russi. Prima erano qui in zona. Tanto però le mie leve stanno iniziando a diminuire ed è un problema. Devo risolverlo. Ah, tanto. Ok, abbiamo vinto questo assedio. Molto bene. Ora vediamo se riusciamo ad andare qui. Ma non possiamo. Non possiamo però. Otteniamo un po' gli assedi pian piano, tranquillamente. Ah, stanno tornando qua giù. No, va bene. Aspetta, adesso mando un distaccamento e li faccio il culo. Oh, madonna mia. Cioè, mi hanno ammazzato tutti quanti qui. 7, ritiriamoci un attimo. No, no, qui stiamo bene, qui stiamo bene. Rivolte. Ma no. Ah, attenzione. Aspettiamo un attimo. Hanno chiesto una pace. Pace bianca, perfetto. Mi piace. Rimani sempre il mio vassallo, Crimea. Ah, non sei più mio vassallo. Ah già, mi pare che non è mai stato mio vassallo. Era solo mio alleato. Ah, dannazione. Boh, comunque io setto come poi mi... Ah, dai, 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 torna qui. Tanto io chiedo l'accesso diplomatico. Cioè l'accesso nei territori. Ma chi è che mi ha chiamato in guerra? Il Nogai. Contro Mosca. No, basta, basta. E anche contro la Svezia. No, no, no. Guerre, io ne ho un po' le palle piene. Queste guerre qui infinite. Ah sì, no, il Sacro Romano Imperatore è l'imperatore d'Austria. Vediamo un po' come sta il Sacro Romano Imperatore. Ah, guardiamo un attimo il mondo che prima non l'ho visto. Boh, Castiglia sta conquistando il mondo. Praticamente no, sta conquistando Aragona. In Inghilterra ci sono un po' di problemi nella conquista d'Irlanda. Poi oltretutto la Borgogna continua a vivere. E la Savoia è in guerra con la Borgogna. Ah. C'è una guerra tra Corfù, Savoia e il Stato del Papato. Ah, che guerra c'è? Ah, ci sono un po' di guerre nel mondo. Intanto la Svezia a quanto pare è diventata indipendente. Buon per loro. Ah, che bello, ora possiamo aggiornare le nostre unità. Possiamo prendere la fanteria Azab, che è una fanteria un po' più carina, diciamo. puzza di meno, raggiunge i 100 km all'ora in un minuto, qualcosa del genere, o in 20 secondi. Oddio, oh. No, c'è una rivolta un po' dappertutto, una qui e una qui, quindi andrò con calma. Prima cerco di andare qui a Mentese, poi dopo vado su a combattere altre rivolte sempre. E ok, buona, andiamo qui. Poi facciamo ambizioni navali, tutto quanto. Ah, la Polonia è entrata in coalizione militare contro di noi. Cioè, fammi vedere chi è in coalizione contro di noi. Perché non si può vedere? Ah, ecco. Polonia e Georgia. Aspettiamo un po', intanto loro se ne andranno a questa coalizione. Buono, abbiamo vinto. Ok. Oh, minchia, quanti soldi produciamo. Molto bene. Tanto abbassiamo un attimo il costo delle reclute. E ora direi di prendermi un attimo un periodo di pausa qui e di costruire un po' di armerie dappertutto, che ci serve forza lavoro, tanta forza lavoro. Prima in Grecia, poi dopo in tutto l'impero ottomano. Ok, 3000 di forza, molto bene, 3000 di forza ci andava. Ah, vogliono conquistare la Macedonia i serbi? Stupidi, non avete mai la Macedonia. I guerrieri di Macedon. Ah, che bello provvedere tutte queste regioni qui, che nella mia campagna di Rome 2 ci sono attualmente, tipo Atene, Epiro, Tessalonica, poi la Macedonia. Ma Tessalonica era qui o qui? Non mi ricordo. No, sì, Tessalonica è qui, Larissa è qui. Non mi ricordo. Dio, geografia, io veramente sono orribile. Ah, ci sono dei patrioti della Georgia che sono entrati. Boh. Ora chiediamo se voglio diventare vassalli. Ah, dobbiamo fare prima un matrimonio diplomatico. No, l'abbiamo già fatto. Loro sono in pace? No, in guerra con la Georgia e Ramazan. A fine della guerra possiamo renderlo vassallo. Altri che si ribellano. Dannazione. Cioè, sono tutti rivoltosi da me. Possibile. Intanto dobbiamo anche reclutare un nuovo tizio militare. Scelgo te, Squirtle. E ok, poi nuova missione. Sì, il nostro manpower ha bisogno di